Ciao amici, benvenuti all'interno di questo contenuto. Sappiate che questo video avrei voluto farlo molto 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 tempo prima, ma come immagino sappiate all'interno del mondo cripto c'è stato un po' un collasso, per cui bisogna stare anche sul pezzo rispetto a tutte le cose che succedono nella vita reale. Detto questo, allora io ho iniziato il video su tutta questa playlist su Naga, sul copy trading in particolare. Se non avete visto la prima parte ve la lascio qua sopra, ok, andate a vedere per capire da cosa sono partito, quali sono state le mie prime posizioni tramite Naga. La cosa che mi interessa dirvi all'interno di questo video è farvi vedere qual è la situazione attuale, che cosa ho imparato, ok, nel bene e nel male da questa prima fase di copy trading, che cosa quindi mi porto a casa a livello di valori, di conoscenze aggiuntive, e come voglio operare in futuro, quindi come voglio modificare la mia operatività all'interno di Naga. Chiaramente vi invito a fare lo stesso. Bene, a questo punto non perdiamoci in chiacchiere, andiamo subito a schermo e vediamo la mia posizione in tempo reale. Bene, eccoci all'interno della piattaforma di Naga. Andiamo a vedere il mio saldo: 817,71 euro investito 0. Questo vuol dire che, amici, ho perso quasi 200 euro, ok? Il che non mi fa piacere né mi rende onore, chiaramente. Però devo dire che sono 200 euro che, col senno di poi, cioè con l'idea di questo video che sto facendo, con tutto quello che ho imparato, li vedo come 200 euro investiti più che buttati, ok? Sì, è vero, sono buttati nel senso che non li ho più sul mio conto, ma credo di aver imparato tanto da questi 200 euro buttati, e sono contento che siano 200 e che non siano 2000 per quanto mi riguarda, ok? Perché credo che mi possano dare una formazione molto importante per il futuro. Detto questo, andiamo a capire che cosa ho sbagliato. Andiamo all'interno dei miei trade, andiamo su trade chiusi e andiamo a prendere uno dei profili che ho iniziato a copiare, in questo caso per esempio Gold Expert, ok? Quindi andiamo su statistiche, vediamo che queste sono le sue statistiche giorno dopo giorno, ok? Andiamo sul settimanale, mensile, giornaliero, generale, tutto bellissimo, nel senso che questi sono i dati reali, non è che voglio dire, non è che uno può avere dei dati falsati, almeno se fossero falsati sarebbe veramente assurdo. Quindi vediamo che poco a poco qui cresce tutto quanto, ma il vero punto che io non ho preso in considerazione, che in realtà poi era banalissimo perché tra l'altro era scritto qua sotto, era scritto in tedesco, facciamo che lo traduciamo, è che sostanzialmente l'idea è che loro ti consigliano quanto andare a copiare, per un motivo molto semplice. In questo caso vedete 13.000 euro per il 20% oppure 25.000 euro per il 40%, ok? È per un motivo molto semplice, perché se Gold Expert va ad aprire una posizione, per esempio come aveva fatto prima, ora ce l'avevamo nella schermata precedente ma lasciamo per ora questa, Gold Expert va ad aprire una posizione di 1000 euro per esempio, beh, capite bene che se io gli ho dato 300 euro, quindi 1000 euro su, mettiamo 100.000 euro investiti, mettiamo che lui ne abbia investiti 100.000, vuol dire l'1%, se io ho 300 euro in autocopia, tecnicamente lui dovrebbe andare a aprire una posizione dell'1%, ok? Dell'1% vuol dire di aprire una posizione di 3 euro per esempio. Ma su molti dei mercati che trada Gold Expert, ok, per esempio andiamo qua all'interno di trade, non è possibile aprire posizioni così piccole, aprire posizioni per esempio di 3 euro su tanti tipi di mercati indici, no, non è possibile, non è una cosa che si può fare, ok? Per cui sostanzialmente quello che andavo a fare non è ricopiare esattamente la sua operatività, ma magari invece di 3 euro mi apriva una posizione da 50 euro perché è il minimo per quel tipo di mercato. Quindi sostanzialmente io non stavo copiando la sua operatività, ok? Stavo copiando la sua operatività con dei parametri però sballati, perché poi ci sono dei parametri di mercato, ok, per cui appunto non posso aprire una posizione così piccola, ok? Non solo, perché mentre lui ha aperto la posizione dell'1% sul proprio capitale, io ho aperto invece una posizione di 50 euro su quanti erano 350 investiti, capite che è una posizione del 15-16%, cambia tutta la strategia, ok? Ma non solo, perché nel frattempo magari lui apre altre posizioni, magari apre anche uno short in copertura di un'altra posizione, ok? E a questo punto succede che il mio margine, quello che ho dedicato a lui per andare a fare autocopia, finisce in un attimo, ok? Proprio perché appunto ci sono tutte queste percentuali che non tornano più rispetto alle sue percentuali. Quindi magari ogni tanto mi può andare bene, ma spesso e volentieri mi va male, vado in perdita, ok? Detto questo, questo è il primo problema che ho
incontrato e che riconosco essere stato uno dei punti che mi ha fregato. Non solo, il secondo problema è che ogni volta che si fa un'operazione su Naga si paga una commissione. Nel momento in cui lui va a aprire una posizione di 1000 euro, magari c'ha un costo di 1 euro di commissione su 1000 euro di posizione, quindi l'1 per 1000. Ma se io vado a replicare quella posizione, anche mettiamo caso, lasciando stare l'esempio di prima, quindi i problemi di prima, mettiamo caso che lui abbia aperto una posizione di 1000 euro su 100.000, quindi dell'1%. Mettiamo caso che io vado ad aprire una posizione dell'1% sui miei 350 euro, quindi 3 euro e mezzo. Capite bene che 1 euro su 1000 euro o 1 euro su 300, su 3 euro e mezzo cambia tantissimo, è una percentuale enorme, dall'1 per 1000 suo al addirittura quasi il 25-30% mio, che sono veramente numeri assurdi a livello di commissioni, ok? Quindi attenzione, il problema è veramente questo, cioè andare a copiare dei trader senza fare senza andare a vedere quanto è il loro investimento e che cosa consigliano. Qui sono stato sciocco io che non ho preso in considerazione che lui proprio me l'aveva detto, ecco, non tutti i trader te lo dicono, ma in questo caso proprio l'aveva detto, cioè nel senso lo mette qua nella propria descrizione, 13.000 euro per il 20% o 25.000 euro per il 40%, beh evidentemente dovevo dargli molto più retta. Bene, a questo punto possiamo andare a vedere anche gli altri due trader che ho copiato. Andiamo su Trade Chiusi, per esempio, andiamo su questo trader che si chiama Traders United. Anche in questo caso, come vedete, sciocco di nuovo io, 5.000 euro per 50% oppure 10.000 euro per il 100%. Quindi possiamo immaginare che loro stiano investendo una cifra intorno, diciamo, comparabile con i 10.000 euro, ok? Quindi 10.000 euro al 100% vuol dire che sostanzialmente si fa una copia uguale uno a uno con le operazioni che fanno loro. Quindi loro aprono un'operazione con 500 euro, noi apriamo un'operazione con 500 euro. Ora capite che replicare 10.000 euro con 315 euro, beh, ci sono dei problemi enormi che sono esattamente quei due problemi di cui vi ho parlato prima, ossia il problema che molte delle copie non vanno in percentuale uguale a quello che fanno loro, secondo problema le commissioni sono esageratamente più alte di quelle, diciamo in relazione percentuale, a quelle che pagheranno loro sulle loro operazioni. Quindi capito che loro magari prendono un euro di commissione per 1000 euro transati o per 500 euro di cui fanno la copia, mentre noi andiamo a pagare un euro su un valore molto minore, quindi su guadagni molto minori. Bene, questo è il problema da cui parto. L'ho capito, non lo sapevo, pensavo che fosse tutto più automatizzato da questo punto di vista, che fosse tutto in valore percentuale, che si potesse fare tutto. Mea culpa, mea maxima culpa. Ho pagato questi 200 euro, poco meno di 200 euro, come scotto, come diciamo investimento per sapere queste informazioni. A questo punto so queste informazioni, voglio ripartire da capo, voglio ripartire meglio, con più cognizione di causa. Ho fatto un po' di ricerche, quindi questa parte qui ve la bypasso. Ho fatto un po' di ricerche e uno dei risultati migliori che ho trovato è Wolf Trading, ok? Wolf Trading è un, tra l'altro sono italiani, ok? Wolf Trading, ho visto un po' le loro percentuali, le loro statistiche, il loro modo di funzionare, il loro modo di fare profitto, ok? Di fare trading. Ora andiamo a vedere i loro trade. Sono molto trade positivi, ma come vedete ci sono tranquillamente dei trade negativi, dei trade di perdita, dei trade che vanno a copertura di altri, e questa cosa già mi piace molto, ok? Non hanno percentuali di vincita pazzesche, e questa è un'altra cosa che mi piace, perché attenzione, chi ha percentuali di vincita troppo alte non è reale, ok? Non è possibile. E le statistiche comunque sia mi sembrano molto interessanti, con percentuali e margini di guadagno non pazzi, non fuori di testa, ma comunque esistenti. 45.23 dollari ieri, 55 dollari l'altro ieri, 22 dollari l'altro giorno, 9.64, cose molto più reali, ok? E quindi mi sembra qualcosa di cui ci si possa tendenzialmente fidare maggiormente. Non solo, ho avuto modo anche di poterli contattare tramite il loro WhatsApp, quindi ho avuto un riscontro diretto, sono effettivamente persone che mi hanno risposto, e già questo mi fa molto più piacere. E la copia, come vedete indicata qua, è qualcosa di più vicino al valore che voglio investire io. Vi ricordate che tutto questo parte dal fatto di voler investire 1000 euro, ok? Aprire un portafoglio di copy trading con 1000 euro. Ora, quello che loro consigliano, come vedete, è 1000 euro al 35%, 2000 euro al 70% oppure 3000 euro al 100%, ok? Ora, se io volessi fare le cose veramente fatte bene, dovrei mettere 3000 euro al 100%, copio perfettamente la loro operatività e questo è quello che viene fuori, ok? Siccome però l'esperimento
investimento che voglio fare con Naga è di partire da un valore un pochino minore, li ho contattati, come vi dicevo prima, quindi attenzione. Loro mi hanno detto che con 1000 euro al 35%, esattamente come scrivono, funziona il copy trade, ok? Però chiaramente il guadagno e poi di riflesso il rischio che ne hai è maggiore addirittura di investire 1500 euro al 50%, quindi sostanzialmente di fare una via di mezzo fra questi due punti, ok? Io gli ho dato retta, credo che diciamo avere delle persone che ti rispondono in questo modo è già molto positivo per quanto mi riguarda, e ho deciso quindi di alzare un attimo il target, di passare da 1000 a 1500 euro investiti con una copia al 50%, ok? Quindi questo sarà il mio prossimo esperimento con Wolf Trading, ok? Potete trovare anche tutti i loro dati, come vedete, su wolftrading.it. Sono persone che ci mettono la faccia, nel senso che ci mettono il loro numero di telefono, Telegram, Instagram, il loro sito. Beh, sono italiani, tra l'altro, quindi appunto ci ho potuto parlare direttamente. È una cosa che mi ispira molta più fiducia che tante altre cose. Mi hanno appunto anche, come dicevo, risposto, consigliato. Credo che ne valga la pena, molto più che in altre circostanze, investire con Wolf Trading. Quindi quello che faccio ora è andare a caricare fino a 1500 euro su questo conto e poi parto con l'autocopia con tutti quei soldi lì all'interno di Wolf Trading, con una copia al 50%, quindi sostanzialmente rapporto al 50%, e a questo punto poi vi darò chiaramente aggiornamenti nel corso del tempo. Quindi faccio gestisci fondi, andiamo ad aggiungere tramite PayPal, faccio deposito di 700 euro, quindi vado a metterci leggermente di più, ma almeno faccio cifra tonda qui nel deposito. Bene, a questo punto 1500 euro depositati, apro l'autocopia. Mi raccomando, a questo punto non sto più facendo l'errore di dividere tutti i miei soldi su trader differenti, che è stato un grandissimo errore da questo punto di vista, ma vado a mettere tutti i miei 1500 su Wolf Trading, ok? Quindi rendimento, come vedete qua ci sono rendimento degli ultimi 30 giorni al 2.03%, ok? Investimento medio per operazione 161 euro, rapporto di vincita 75,60%. A questo punto inizio l'autocopia, procediamo, eccoci qua, copia automatica impostata, quindi dico ho capito, a questo punto autocopiatori sono passati a 10. Come vedete, la cosa che mi piace è che possiamo veramente stare in stretto contatto con Wolf Trading, non hanno 100.000 copiatori, non hanno numeri pazzeschi, punteggio di rischio piuttosto basso, quindi ripartiamo da uno, ripartiamo bene, ripartiamo con più tranquillità, con più certezze, con meno rischio. A questo punto io sono esposto con 1500 euro, come vedete, con la copia automatica a Wolf Trading. Non mi resta che salutarvi amici, non mi resta che dirvi che gli errori fanno bene alle volte, ok? Non mi fa piacere perdere i soldi, però mi fa piacere imparare. A questo punto ho imparato, ho trovato, come dire, forse qualcuno di più interessante da copiare. Vediamo come vanno le cose. Chiaramente io vi aggiorno con molto, molto, molta più frequenza a questo punto. Vi ringrazio per aver seguito questo video. Mettete un bel like se vi è piaciuto. Andate su Naga, vi ricordo sempre che potete entrare su Naga con il bonus d'ingresso del conto demo, quindi fare 10.000 euro di errori, esattamente come io li ho fatti col conto reale, voi li potete fare col conto demo. Seguite il link che c'è qua sotto. Quando siete pronti a investire, mi raccomando, fate bene le vostre valutazioni. Alle volte investire 100-200 euro di test, guardate, se guardate il video precedente mi contraddico, però è una cosa che ho imparato e quindi ve la voglio dire: investire 100-200-300 euro è più rischioso che investirne 1500, ok? Perché con 1500 l'operatività è quella giusta, con 300 euro l'operatività è quella sbagliata e probabilmente non funzionerà, anzi vi farà perdere solamente. Amici, vi ringrazio come sempre, noi ci vediamo in un prossimo contenuto. Ciao!